Siamo ora in partenza per lo studio del percorso al Monte Alben. La partenza è avvenuta da Oltre il Colle, località Hotel Manenti. Ecco, affrontiamo ora la salita che ci porta in paese, all'imbocco del paese. Ormai in prossimità dell'Aprolotto. Per giungere poi a quella che è la piazza centrale, Piazza Alpino, dove c'è anche l'arena, luogo di convegni estivi. Eccoci ora nella parte, comincia qui la parte alta del paese. Ed ecco in vista la deviazione che noi prenderemo sulla destra. Per portarci alle falde del Monte Alben. Le riprese si presentano sempre di più difficoltose. Ecco che tra poco lasceremo la strada asfaltata per giungere su quella che è uno sterrato e rappresenta un anello, diciamo un giro panoramico proprio ai piedi del Monte Alben. L'equitazione da queste parti, diciamo, viene praticata con discreto rispetto. Mentre in prossimità dello sterrato. Ecco che anche le varie auto procedono ormai con difficoltà, ma non per questo noi ci arrenderemo, anzi. Da qui comincia il bello terreno, le tracce lasciate dalle recenti piogge che rendono il percorso un po' più difficoltoso ma sempre più avvincente. Eccoci ormai in prossimità di alcuni lavori dedicati alla costruzione di un canale che raccoglie le acque che lasciate libere provocherebbero gravi danni sia alla vegetazione sia alla strada e la renderebbero ben presto del tutto impercorribile. Ecco altri temerari che come noi hanno affrontato le avventure di questo sterrato, appassionati della montagna che a piedi hanno affrontato una dura camminata, li vediamo ormai stanchi. Ecco che ormai ci addentriamo nel bosco per giungere tra breve verso il punto più alto della strada.
raggiungeremo in prossimità del cosiddetto Pian della Palla. Pian della Palla, il nome si addice perché sul luogo troveremo un ampio spiazzo che proprio invita a giochi campestri tipo quattro calci al pallone e cose del genere. Ecco che vediamo da lontano il Pian della Palla. La strada migliora leggermente, i ampi spazi di cui si parlava. Sì, rallenta. Prosegui. Sì, sì, avviso. Ecco, sulla destra una stradina privata. Noi proseguiamo invece su quello che è l'anello che gira ai piedi del Monte Alben e ci avviciniamo prima o poi al luogo di partenza del sentiero per l'ascesa al Monte Alben. Ecco che la strada da questo punto riprende a ridiscendere, discesa lenta, sempre naturalmente in mezzo al bosco, in mezzo al verde. Anche in questa zona, vediamo, non è del tutto indenne dalla speculazione edilizia, come dimostra il cartello poc'anzi ripreso. Ecco, sulla vostra destra alcune opere di contenimento della montagna che altrimenti franerebbe. Ecco le testimonianze di piccole recenti frane. La strada è stata naturalmente già risistemata. La ricerca del nostro punto di partenza si presenta alquanto difficoltosa per mancanza di segnalazioni. Segnalazioni che per il resto devo dire sono abbastanza povere da queste parti, cioè c'è proprio l'essenziale ed è lasciato soprattutto agli occhi esperti il fatto di trovarli. Ecco che ci dovremmo avvicinare al cosiddetto Passo Crocetta, luogo di partenza appunto di questi sentieri. Il sentiero di partenza dovrebbe essere questo. Avviciniamo per renderci conto meglio, forse la cosa dovrebbe essere possibile per questo sentiero che girando dietro la boscaglia ci permette poi di salire su un piccolo ghiaione e di affrontare quindi la montagna che resta ancora coperta dagli alberi. Punto di osservazione, ci viene possibile vedere le cime o almeno alcune di esse. Ecco in fondo la cima Croce. Invece, proseguendo in quella che è la nostra ricerca, siamo giunti a un accesso più facile del sentiero per l'Alben e al bivacco Nembrini. Il sentiero è decisamente migliore del precedente, inizia subito nella boscaglia, eccolo, si addentra nell'interno per salire in maniera ritengo abbastanza decisa